Ciao ragazzi! Ciao ragazzi, bentornati su Crema Scar Fishing Into the Wild. Siamo già sudati, perché come vedete ragazzi stiamo andando in una postazione nuova, mai vista nel nostro canale perlomeno. Esatto, esatto. Qui adesso, come vedete, abbiamo i carrellini, vedete anche Max. E adesso ragazzi ci aspetta un bel sentiero stretto e pieno di rovi, quindi adesso spina dentro il braccio, con calma ci arriviamo passo passo, ti aggiorniamo. Sono passati solo 10 secondi. Siamo morti. Non è più fisico ragazzi, no, è che è pieno di ce n'è uno adesso qua, adesso che mi serve, non c'è, tutte queste spine piccoli adesso non c'è. Ecco, dove mi sono, ecco lì, guarda, questo qua. Ecco, questo qua, quello è pieno di spine da far paura, Melissi. Bene, proseguiamo. Hai più mezze seghe. Sembra facile. Ancora un po' e ci siamo. Arrivati. Go. Max un po' dissanguato, ma... Sì, guarda che roba. Tutte le AI. Bene ragazzi, siamo arrivati nello spot, adesso ve lo mostriamo e poi cominciamo a prepararci. Eccoci qua ragazzi, ci siamo finalmente seduti un secondo perché abbiamo... Sì, io sono seduto. E per scelta abbiamo portato solo una sedia, no? Quindi uno dei due... Il più anziano, lo stare. Cri, ci siamo sistemati, hanno visto delle immagini... Sì, avete visto davanti a noi, siamo nel lago F intanto, a Cesena, e postazione numero uno. Non siamo mai venuti a pescare in questa postazione, infatti... questa volta abbiamo voluto provare a fare un tentativo, vedere un attimo com'è, visto che l'abbiamo vista tempo fa, ma diciamo che era un po' inarrivabile. Adesso hanno un po' aperto la strada. Sì, il sentiero. Come avete visto prima ragazzi, è un po' tortuoso, ma ci si arriva con un po' di fatica. Comunque ragazzi, sì, ci vuole comunque il carrettino, perché portarsi a mano ovvio tutta sta roba è un po', o fai un po' di viaggi o se no è impensabile. Comunque ragazzi, allora la postazione è stupenda, perché comunque si è abbastanza riparati dal sole, sì, e si sta molto bene. Soli, isolati. Stiamo pescando sempre con due canne, adesso vi faremo vedere ovviamente dove ci siamo posizionati e tutto. Due canne, Max, due canne io. Max ha scelto l'isola, di puntare l'isola davanti a noi, invece io sto cercando di puntare i canneti alla mia destra. E due canne perché la terza canna adesso sarebbe in ingombro. Esatto, quindi preferiamo partire con due canne e via. Stiamo pasturando con del mais, e quindi stiamo spombando col mais, e adesso spesso ogni 20 minuti daremo qualche rinfrescata, sperando appunto che parta qualcosa. Qui non è facile, ci avete visto fare un video qui nel lago F ancora qualche anno fa, eravamo nella posizione numero 6 e ce l'avamo divertiti. Sì, sì. E non credo che questa giornata sia come l'altra, però speriamo di vedere almeno un pesce qui, sarebbe veramente sì, bello. Diciamo che l'altra volta si era andata tanto bene, sì, non ce l'aspettavamo neanche noi, anche perché amici che erano andati qualche settimana prima non sì, avevano esatto fatto bene, quindi eravamo partiti un po' sfiduciati nella puntata precedente del lago F. Lo stiamo approcciando nella stessa maniera, quindi mais, linea di pastura e via. Esatto. Bene ragazzi, adesso vi facciamo vedere anche un po' come ci siamo organizzati con i carrettini e tutto quanto, e poi vediamo che parto pesce. Speriamo. A dopo.
ragazzi, piccolo spunto di riflessione. Diteci anche poi il vostro parere nei commenti o fatecelo sapere sui social. Aspetta un attimo a tirare qui. Allora, siamo sempre convinti a volte che tirare sulla sponda opposta di dove siamo possa rendere di più. Però tante volte le catture vengono, e anche quelle belle, vengono fatte proprio sul sottorive immediato. Quindi ho deciso di far tirare fuori a Cri la terza canna e calarla proprio qua. Vi spiego perché. Guardate, qua su questo albero è pieno di frutti viola e questi cascano in acqua. Vieni un po' più indietro, Cri. Quindi sicuramente qua vengono ad alimentarsi i pesci. Magari dico una cavolata, ma tutti sti frutti in acqua che cascano, qualcuno se lo mangeranno. Quindi adesso buttiamo una canna sul sottoriva qua, a 2 metri proprio, e ci buttiamo un po' di mais a condire il tutto e vediamo se ho ragione oppure ho torto. Allora ragazzi, come vi dicevo prima, adesso vi faccio vedere come stiamo pescando. Allora Max sta pescando, diciamo, in questa direzione, vicino all'isola, e un'altra canna ce l'ha di qua, praticamente in mezzo tra quei rami che vedete lì in fondo. Io invece sto pescando vicino a quei canneti lì. Ho 2 canne proprio davanti a quei canneti, molto vicine, c'erano 2 metri, 3 l'una dall'altra, e basta ragazzi. Quindi adesso vediamo, speriamo parta qualcosa e vediamo se anche la pasturazione con il mais dà qualche risultato. Vai Cri, ferra la prima. Questo tira. E allora un attimo solo che lascio qua la videocamera un attimo, Cri, che sistemo la canna che abbiamo appena lanciato qua. Com'è Cri? Tira? Diciamo che si fa sentire, questo è un amo. Si fa sentire? Tu dici che è un amo? Va bene. E allora? Beh, la telecamera la lascio qua, visto che ci sei nell'inquadratura, guarda, che così... Guarda che va verso l'isola. Va verso l'isola? Guardalo. Tienilo, Tienilo, Cri. Guarda la canna. Che roba! Che roba! Avevamo appena finito di calare la canna sul sottoriva, che vi stavo spiegando. Il problema è che là in fondo... ci sono alberi. Sì, se avete visto prima l'immagine di Codrone all'inizio... Cri, tienilo perché sta andando tutto sotto gli alberi, occhio. Io lo devo forzare, ma ovviamente devo stare attento. Cioè almeno credo sia un amo, perché... Beh, una partenza così cattiva... non sai. Beh, oddio, sì, è vero. Ci sono carte piccole qui che partono molto... Può essere, hai ragione. Forti. Hai ragione. Quindi... allora, vediamo un po' di cosa si tratta. Vai Cri. Io ho preparato l'acqua. Ma qui, anzi, aspetta che vengo di là. Sì. E così andiamo meglio a inquadrarlo qui. Ah, pensa a te. Ok, vai, tira fuori da lì, Cri. Guarda che forza che hanno. Pensa a te che forza ha. Ok. Allora, guadino. Arrivo col guadino. Oppala! Pensa a te che forza. Pensa a te. Vieni qui. Ci siamo. Eccola qua. Mamma, che forza aveva! Hai visto la camera? Mamma mia! Bene, dai ragazzi, adesso te la mostriamo. Okay. Non è grande, perché non è grande, però onore al merito, tutta forza. Allora ragazzi, mi ha spiazzato, pensavo fosse un amur, perché c'è una forza assurda. Allora, questa ha mangiato sulle wafter della mainline, che sto usando da un po'. E oltretutto sto utilizzando sempre i rig della Basic, visto che li avevamo. Stiamo ancora un po' provando. Eccoli qua. Bene,
Allora ragazzi, questo qui era il piccolo toretto che mi ha piegato la canna. Sì, in fondo. Allucinante. È assurdo, però da notare una cosa ragazzi, sono carpe sanissime. Guarda. In salute, guarda che roba. No, sono carpe veramente sane. Molto belle ragazzi. Bene. Adesso io direi che andiamo a rilasciarla e speriamo che ce ne vengano a trovare altre, anche un po' più grandi. Ragazzi, non ci ricordiamo se avevamo già parlato dei carrettini, ma comunque siccome c'è sempre gente nuova, due spunti un attimo su come abbiamo preparato il carrettino e che decisione abbiamo fatto oggi, visto che è un argomento che ci chiedete anche in tanti, come affrontate le sessioni, cosa vi portate via. Oggi, come avete visto, la strada era non chissà cosa, però comunque, anche se sono due minuti di passeggiata, chiamiamola così, fare avanti e indietro e portarsi tutta la roba in spalla può diventare faticoso, soprattutto se lo fai per poche ore. I carrettini sicuramente ci danno una mano. Allora, in questo caso io uso il carrettino, quello della Nash, ce l'ho da 2 anni, quindi non è l'ultima versione, non è quella più bella, quella più figa, quella col motore, semplice carrellino funzionale che mi ha portato tranquillamente fino a qua. Sul carrellino, dalle prime immagini che avete visto, c'erano i bidoni con il mais, con il pellet, poi ci ho caricato appunto i portapicchetti, il guadino, sotto c'ho la mia borsa frigo, il mio zaino, che a differenza di Christian che usa una bella borsa, io uso lo zaino, quello compact della corda. Vabbè, qua c'è i foderi delle canne, che ovviamente sono in pesca, ne ho portate solo 2. A differenza delle sessioni che faccio abitualmente, visto che questo mi va in spalla e il peso comunque poi si fa sentire, l'ho alleggerito molto. Oggi non ho la mia tackle box, ho la tackle safe, che è quella più piccolina. Mi sono messo giusto 2-3 cose per affrontare la sessione: ago, innesco, forbice, un trecciato per rifare righe dovessi rompere, qualche amo, un po' di mais finto, le girelle, gli stopper, sì, l'essenziale. Su un'altra taschina ho dei piombi, ovviamente ho delle compact dove ci metto dentro i vari attrezzi per pasturare, quindi ho delle boiles dippate, ho il marker e tutto, perché comunque so che qua andava utilizzato. E basta, nulla di più, quindi mi sono scaricato di tutto il peso superfluo e ho caricato così lo zaino in modo che in spalla non pesasse più di tanto. Questa è stata, vabbè, ovviamente la culla che metto qua davanti, e non ho fatto nessuna fatica, ovviamente, a parte la strada tortuosa che avete visto, che ero pieno di sangue a un certo punto, però per il resto con facilità siamo arrivati. Ora uno può decidere di farsela avanti e indietro a piedi, noi sinceramente abbiamo poco tempo, carrellino è fondamentale su queste situazioni. Andiamo a vedere adesso come l'ha sistemato Christian, quali sono state le sue scelte, perché ovviamente vedo sul suo carrellino cose un po' diverse dalle mie, quindi passo la parola a Chris e vediamo lui che cosa ci dice. Max, vedo che allo zaino invece ho una borsa dove qui ho tutto, io preferisco sempre portarmi dietro tutto. Mi occupa questo spazio qui, dove dentro ho, qui ho vari dip, go eccetera, qui ho le boilers, qui ho i piombi, la tackle box di solito è messa qui sopra e qui ho vari vani dove poi ho altre cose, gli avvisatori eccetera eccetera. Quindi io con questa borsa sono abbastanza completo e ho già tutto. Poi questa
è una borsa dedicata ai video, quindi qui ovviamente ci sono attrezzature video, e poi pellet, quindi qui di solito ho il pellet, portacanne normalmente o lo metto qui o eventualmente me lo metto in tracolla e basta ragazzi. Quindi questo è sostanzialmente quello che di solito vado via, ma mi avete già visto fare un video dove ho caricato un carrellino, quella è la roba che porto via, solo che io preferisco, a differenza di Max, avere il mio borsone con tutto dentro, è una cosa mia e basta. Adesso vi mostro anche un'altra cosa ragazzi. Allora ragazzi, quello che volevo dirvi è che dopo ovviamente sappiamo che ci scriverete e ci direte quale carrellino mi consigliate, cioè, allora per prevenire questa cosa qui vi faccio una piccola premessa sui carrellini. Allora, ovviamente ce ne sono di tanti tipi, più grandi, più piccoli, più stretti, col motore, senza motore, la ruota, due ruote, ce ne sono diversi tipi di carrellini. Noi abbiamo scelto due carrettini semplici, perché? Perché per quello che dobbiamo fare noi non ci serve un carrellino astronomico, ci basta un carrellino semplice e funzionale. Ora questi, anche se uno è della Nash e questo è della NGT, sono sostanzialmente uguali, perché come vedete lo spazio alla fine è lo stesso, entrambi sono allungabili, entrambi sono richiudibili, quindi vedete che sono prettamente uguali. Siccome ogni tanto ci avete fatto anche questa domanda, ci tengo un attimo a spiegarvela. Sì, qua Cri, l'unica cosa che cambia è la ruota sostanzialmente. I fondi, bene o male, sono gli stessi. Ci sono dei carrellini dove hanno anche le tasche esterne, ce ne hanno di più. Ma volendo possiamo farlo anche noi, basta comprare la parte. Certo, però sostanzialmente sono gli stessi. Qual è la differenza tra i carrellini, diciamo questi carrellini in particolare, sono che quello di Max ha la ruota più grande, che sarebbe anche più comoda, come vedete. Il mio invece ha la ruotina più piccola, però il carrellino mio ho la possibilità di avere due ruote. Avere due ruote, ve lo dico ragazzi per esperienza, non è un vantaggio, perché quando vi trovate una strada, e questo ve lo dico perché ne ho visti più di qualcuno andare in canale, quando vi trovate una strada che non è dritta ma è messa così, avere le due ruote vi porterà il peso verso giù, quindi il carrellino vi va in acqua. Con una ruota riuscite a mantenerlo in asse, quindi questo è un piccolo consiglio che magari mi sento di darvi. Dovreste fare la scelta, anche prendendone uno con due, usatelo con una che sicuramente è molto più manovrabile. Poi per il resto ragazzi, avete visto, cioè, i carrellini sono prettamente uguali, non hanno molte differenze, si smontano nella stessa maniera e si chiudono tutti e basta. E poi sono veramente leggerissimi e sono comodi, appunto, per, come in questo caso, visto che oggi li abbiamo usati, volevamo un attimo prendere spunto per parlarvene un attimino. Tutto qua. Ragazzi, non ho fatto tempo a filmare la partenza, ma... Sì, è abbastanza decisa la partenza. È stata molto forte. Allora... Questa era quella che... Questa è una canna un po' particolare, perché l'abbiamo calata 10 minuti fa, perché avevamo visto saltare qualcosa lì. Cavolo, è vero. Abbiamo tirato sopra dove abbiamo visto saltare, spombato 3-4 spombe, e fatalità, sta qua, è partita subito. Guarda, questa, cosa ti avevo detto? Questa è il nostro mix. Cosa ti avevo detto? Tira subito là, tre spombate, sì. È partita ragazzi, un quarto d'ora. Adesso vediamo se è un'altra piccolina forte o se magari qualcosa di più importante. Bisogna cercarle e andarle a prendere. Sta venendo verso, quindi potrebbe essere anche un amor magari, boh. Vai verso sinistra che andiamo meglio di là. Sì, c'è sto tendifilo qua che rompe. Ah no. Ok ragazzi, metto qua. Vedere quanto tirano. Vieni. Cercata sta carpa. Importanti che ben riuscite.
scarpa anche per me. E che bel pesce, ragazzi. Un pesce, penso, il più sano che io abbia mai visto. È spettacolare. Guardate che colori. Guardate che pinna. Cri, guarda che pinne. Questa mangia gamberi tutto il giorno, probabilmente. Allora, dopo la spieghiamo bene la storia, perché durante il combattimento magari non si è capito. Dopo spieghiamo bene come è venuta fuori sta carpa. La giro un attimo, ve la faccio vedere anche di qua. Mi raccomando, sempre bagni bagnate. Questa l'abbiamo cercata. Olla. Guarda che bella, che è informissima. Strafelice, strafelice, e adesso vi spiego anche il motivo. Opla. Allora, Cri, visto che l'abbiamo rilasciata, voglio subito spiegare perché ero tanto felice. Allora, lago bloccato, situazione proprio di stallo. A un certo punto è saltato un pesce, là in fondo proprio, vicino alla punta dell'isolotto. Cri aveva la canna in mano, perché la stava per ritirare. Io ho detto, fermo là. Là appena saltato un pesce, tiragliela sopra. Preso, tirato sopra, tre spombate sopra. 10 minuti, un quarto d'ora, Cri? Sì, anche meno. La canna è partita. Quindi, voglio proporre un altro spunto di riflessione. Uno spunto di riflessione, boh, forse tecnico, non lo so. Quanti di voi, quando vedono saltare il pesce, ci tirano sopra l'innesco? O quanti invece non lo fanno? Scrivete nei commenti, fateci sapere sui social, perché io ho detto proprio a Christian, Cri, guarda che è saltata là. Vedendo alcuni video su YouTube, vedo persone che si fermano a guardare il lago e vanno proprio a cercarle le carpe, dove saltano gli vanno a tirare sopra. Noi oggi abbiamo fatto questo. Non è la novità, non è una cosa che abbiamo scoperto, l'acqua calda o cosa. Però è uno spunto di riflessione su cui vorrei anche il vostro parere. Quindi fatecelo sapere. Finita, finita anche questa. Finita anche questa, quest'altra mezza giornata di sessione, fatta questa volta in un contesto un po' diverso, in una situazione, in una postazione più che altro che non avevamo mai pescato. Mai. Il lago F è un lago, forse è quello tra i più difficili, credo, a Cesena, perché è quello un po' più complicato. E niente, volevamo provare questa postazione anche per farvela giustamente vedere, e a noi piace moltissimo. Siamo riusciti nonostante tutto a fare due pesci, anche se non erano molto grandi. Le carpe qui, ve lo garantisco, di 5-6 kg vi fanno divertire tanto, perché tirano parecchio, quindi è cosa molto bella. A parte quello, che lì, anche se non erano molto grandi, io penso che l'ultima che abbiamo preso sia un piccolo premio. Sì, ecco, bisogna... Mi interessa il personal best qua. Bisogna un po' soffermarsi anche sulle cose che succedono delle volte in pesca, ovvero molti, anche noi, fino a tempo fa, davano tutto un po' per scontato, nel senso, lanci il sacchettino, stai lì, aspetti. Stiamo capendo, man mano che peschiamo, che questa pesca va un po' più vissuta, va un po' più capita, un po' più studiata, sì. Perché avete visto prima, c'era una calma piatta. Il momento in cui Max aveva visto saltare quella carpa, mi ha detto lanciala, io ho lanciato lì, sono bastate quelle 3-4 spombate e il pesce è partito. Ma sì, è partito 10 minuti, un quarto d'ora. 10 minuti, quindi non è proprio un caso, perché c'è già capitato qui, e stiamo vedendo che appunto quando ti dicono tira dove le vedi saltare, probabilmente sì, io sono stato un po' euforico forse prima qui, però hai detto tu bene, forse man mano che vanno avanti le pescate che passano si scopre sempre qualcosa di più, impari sempre qualcosa di nuovo, provi a rifare quello che fanno quelli che lo fanno per mestiere,
e poi ti accorgi che funziona, e allora, come hai detto te, non è solo un tira e aspetta. No, esatto. Diventa un qualcosa sono di diverso. Sono dei piccoli accorgimenti, delle piccole sì. cose, anche delle volte prendere, tirare su due canne e cambiare completamente spot, perché magari li hai visti saltare di là, alle volte magari ti possono regalare due pesci anche nel giro di breve tempo. Quindi se sono là, sono là. Sono delle considerazioni, ovviamente diteci anche voi cosa ne pensate, noi le stiamo vivendo e valutando qui adesso con voi, e sapete che noi è tutto molto spontaneo e beh, sì, si è visto quello che facciamo, quindi ero strafelice man mano prima. Che anche facendo i video cercogiamo di queste cose, ovviamente noi a nostra volta vi chiediamo, diciamo, poniamo la cosa esatto. anche dal vostro punto di vista, quindi fateci sapere ovviamente cosa ne pensate. Adesso noi smontiamo un po' il campo e ci prepariamo a riaffrontare il corridoio, lo chiameremo così. Quello che avete visto prima, dove Max metto dei stracci attorno. Bene ragazzi, detto questo, concludendo, speriamo di avervi fatto vedere un posto nuovo, spero la cosa vi sia piaciuta. Noi vi diamo appuntamento ovviamente sempre al prossimo video. Esatto. E basta, come al solito vi auguriamo tante belle cose. Da Crema Scar Fishing è tutto. Ciao! Ciao! Piccolo aggiornamento ragazzi, è un'ora che giriamo, ci siamo persi, non troviamo più la strada per tornare a casa. Pensiamo di montare qua un campo base, accendere non abbiamo un fuoco. Le tende, quindi ci arrangiamo con quello che abbiamo. Mangeremo due topi, non lo so. Veniteci a prendere aiuto ragazzi, non troviamo più la strada, ciao!